Bene ragazzi, adesso è il turno delle band. Non ti sfugge proprio nulla, eh? Fatto un corso di simpatia? Basta ragazzi, adesso abbiamo le band a visionare. Agitatina, eh? Stai tranquilla, andrà tutto benissimo. E tu sei un mito. Sì, vabbè, è un mito, però senza il vostro aiuto. Finché si scherza. Pensi che mai potremo lasciarti da sola? Ragazzi, Gene ha ragione, siamo o non siamo una squadra? Sì, la Sweet Team! Oh, dicevo così per dire. Basta, muoviamoci. Le band stanno per arrivare, siete pronti? Pronti! Quel vestito d'assassina. Loro mi piace, devi tenere in considerazione perché per l'evento comunque devo considerare che dovranno lavorare con dei ballerini. Ballabili, assolutamente. Ballabili e presentabili anche, dai. Voglio un'area. Da dove deriva il nome ex presidenti? Per caso dal film Point Break? Sì, hai perfettamente ragione. Va dal fatto che i nostri testi parlano principalmente di surf e in generale di vita da spiaggia. Noi siamo in tre, qui siamo presenti solo in due perché il batterista è in ferie, chissà quale paradiso terrestre, non ci è dato saperlo. Casa Sweet Ears! Siamo in compagnia di Alessandro, ciao Alessandro. Ciao Leonoro. Che ruolo ha la musica nella tua vita? La speranza, la voglia di sognare, no? Quello che ti tiene un po' vivo, quello che ti fa un po' avere voglia di andare avanti, ti fa rimanere allegro. Di che colore ti dico guarda, sai cosa ti dico guarda, è il bene e il male, ti dico Casa Sweet Ears! Dimmi dove sei, stanotte non ti trovo più, solo vino, sigarette e non mi ricordo più. E io non vedo il mondo, quando penso a te vedo gli occhi tuoi nei miei. Mai, oh mai, ormai, non ti sto più cercando. 20 ore a far l'amore, 20, 20 ore, baby, riuscire con te. 20, niente dal tuo mondo. Supernova, posso chiedervi come mai la scelta di questo nome? Ma io penso che dovresti tornare indietro nel tempo, ma troppo lontano. C'è un ragazzo che aveva scelto questo nome, ormai non è neanche più con noi, abbiamo mantenuto il nome.
così per me porta bene. Avete qualche rito scaramantico magari prima di suonare, di andare a qualche concerto così? Certo, diciamo che il rito scaramantico ce l'ha lui, che si veste sempre con gli stessi vestiti. Casa Sweet Tears! La mascottina di Casa Sweet Tears, Eva, quanti anni hai? 11. 11, si può definire la più giovane pianista appunto di Casa Sweet Tears. Sappiamo che Emma è una musicista, sbaglio? Sì, sì, è vero. È da 9 anni. E come ti sei avvicinata al pianoforte, alla passione per lo strumento? Allora, la passione diciamo che è nata per caso, perché appunto mia madre mi ha fatto cominciare a suonare pianoforte quando ero in prima elementare e poi da lì mi sono appassionata di questo strumento. Siamo qui in compagnia del dottor Giovanni Giannotti. Oltre a svolgere la professione di medico, adora giocare a golf e in più è l'amante della musica. I am falling in love. Cerco di ritagliarmi dei piccoli spazi per la musica, perché sono ricercatore in medicina omeopatica e quindi sto facendo degli studi internazionali che non mi consentono di né di comporre né di cantare. Ho fatto in Rai piuttosto che al Casinò di Campione, ho fatto del recital. All my life into a gentle wind. When the sunset comes, I want you around. Casa Sweet Tears. Sa. Scrivo il cammino che ognuno sa gestire. Vivo e scrivo il cammino per ognuno può giocarsi. Vivo e scrivo il cammino. Si può dire che il vostro pezzo ci ha lasciato senza respiro? Beh, direi proprio di sì, del resto è anche il nome del nostro gruppo. Voi suonate l'R&B? Sì, il nostro è un genere più melodico, direi, anche se ci sono dei fraseggini pop, comunque noi ci classifichiamo più sull'R&B. Libero di vivere, anche se è un divieto, usando un certo metro, sento, ora che parlo dietro un vetro, penso se possa somigliare a un mito. Senza rimorsi mai, dentro e fuori i cuori, sparisci tra le mani.